Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Era un po' di giorni che non facevo video sul canale, per cui mi sono detto, ma è il caso forse di fare qualche video per tenere, insomma, troppi giorni che non facevo video sul canale, anche perché gli argomenti che sono viaggiati in questo periodo non mi hanno stuzzicato le idee. Mi è venuto in mente però di fare questo video. Cosa farei se fossi un dirigente della Juve? Che mercato farei se avessi in mano io la Juve? Allora, intanto, prima cosa importantissima, non stravolgerei niente, nel senso che ho sentito rivoluzione di qua, no. Allora, cominciamo con gli 11 titolari, li terrei tutti, non c'è un titolare di quelli degli 11 che darei via, compreso Alessandro, che secondo me con un rinnovo e la certezza assoluta di restare in maglia bianconera probabilmente si sentirebbe più valorizzato e potrebbe dare il meglio di sé, cosa che quest'anno non è riuscito a dare. Chiaramente cambierei Buffon con Szczęsny, perché Buffon ha chiuso la sua esperienza bianconera. Chiaramente prenderei un secondo. Allora, calcolate che io do per nessun acquisto, lo do per fatto, quindi cominciamo a dire che Perin come secondo è addirittura un lusso enorme, cioè avere Perin vuol dire avere due numeri uno e non un numero 12 o un numero 1, non c'è un primo o secondo portiere, quindi Szczęsny e Perin con Pinzolio terzo, io già i portieri sono a posto. Attenzione, non sono a posto per un anno, potrei essere a posto per 4-5 anni, perché sono portieri di livello non indifferente. La difesa va benissimo, Caldara. Allora, intanto bisognerebbe prendere due esterni, Spinazzola ne ha per 6 mesi. In realtà, se tieni Alessandro non hai un bisogno impellente, perché Cuadrado sembra ormai un terzino a tutti gli effetti, verrà utilizzato come terzino quando ci sarà da spingere. In fase difensiva c'è De Sciglio può giocare anche a sinistra. Si sta parlando di Darmian, diciamo che Darmian sarebbe la riserva giusta, potrebbe essere la riserva giusta. A me non piace Darmian, prenderei qualcun altro, però Darmian diciamo che è italiano, è cresciuto nel vivaio, ti libera uno slot del vivaio e può giocare in entrambe le fasce, può essere utile a livello sostitutivo o comunque da titolare, considerando che a sinistra, insomma, può anche sostituire a sinistra Alessandro. Spinazzola sarebbe un ulteriore acquisto a quel punto di gennaio. Attenzione, perché Spinazzola comunque ha giocato nel vivaio Juve, quindi non occupa slot, ed è importante questo, è vivaio Juve. A centrocampo viene forse il fulcro del mercato, perché Caldara, i centrali vanno bene così, in più Caldara è un ulteriore salto di qualità. Non mi fido molto di Rugani, io non sono un grande appassionato di Rugani, perché secondo me è un giocatore che troppo spesso la testa gli ha fatto perdere punti, e chiaramente mi piacerebbe un centrale difensivo di livello internazionale. Il mio sogno è Boateng, però non è integro e costa, quindi staremo a vedere, insomma, ma credo che la Juve si potrebbe fermare anche a Caldara mantenendo tutti gli altri, cioè Benatia, Barzagli, Chiellini, Rugani. Io mi auguro Evedes con un rinnovo del prestito, sarebbe eccezionale. A quel punto, con il rinnovo di Evedes, e se Evedes si mantiene a livello fisico in maniera integra, credo che Caldara sia più che sufficiente, non abbiamo bisogno di cercare assolutamente altri difensori. Diversamente, se Evedes non mantiene le aspettative, non riesce a rinnovargli il prestito, non sta bene, eccetera, eccetera, servirà per forza un altro centrale, e mi auguro che sia di livello. Al centrocampo, invece, cominciamo a dire che ho sentito Khedira, non lo darei via perché sono un giocatore eccezionale. E cominciamo a dire anche che è un giocatore che quando gioca senza troppe partite, ne gioca una ogni tot, fa delle prestazioni allucinanti. Il problema che quest'anno ho avuto Khedira è la continuità di partite giocate, che ovviamente a quell'età ti stanca, così come Matuidi. Quindi non credo che la Juve debba toccare tanto il centrocampo titolare, ma deve toccare delle alternative che tengano alta la qualità, ma che insomma concedono dei cambi coi titolari in modo che la qualità della rosa non cambi mai. Emre Can, che sembra ormai fatta, sarebbe perfetto per sostituire uno tra Khedira e Matuidi. Pjanic, Emre Can, già, è un centrocampo giovane e forte. Emre Can è giovanissimo perché ha 23 anni, Pjanic va verso i 29, però insomma sono giocatori che messi assieme farebbero veramente tanta qualità al centrocampo della Juve, mancherebbe dall'altra parte. Diciamo che Emre Can, Pjanic e Matuidi sarebbe un centrocampo titolare perfetto, però serve come per Khedira il sostituto per Matuidi. E qui sì, ho sentito fare tanti nomi, chiaro che il sogno sarebbe Milinkovic-Savic sarebbe il sogno di mezza Europa, quindi io credo che io fossi la Juve proverei a comprarlo, darei tutti i soldi che vuole, però io non ho il bilancio della Juve sotto mano, non so quanto mi possa costare, anche per i problemi di diritti TV eccetera,
Insomma, bisogna vedere se la Juve ha la capacità e ha la forza per poter comprare Milinkovic-Savic nonostante tutto. Detto questo, ho sentito diversi nomi. Ecco, io prenderei un altro giocatore comunque sempre di livello internazionale. Ho sentito di Rabiot a poco, perché Rabiot andrebbe via a pochissimo dal Paris Saint-Germain, visto che in scadenza non vuole rinnovare. Sinceramente Rabiot come sostituto di Matuidi mi piacerebbe come. Insomma, non è un giocatore magari che ti fa fare un salto enorme di qualità, però per cambiarlo con Matuidi, insomma, sarebbe ottimo, sarebbe ottimo. In più, se, questo se non riesce a prendere Milinkovic-Savic, però, che è il mio primo, è il sogno ed è il mio primo obiettivo. Attenzione, perché poi bisogna sostituire la panchina, come abbiamo detto, e io credo Marchisio non costa a livello di lista, costa solo a livello di ingaggio, un giocatore che io reputo ormai praticamente alla fine della sua carriera, un giocatore che ormai fa tanta fatica e quindi non lo vedo più a un certo livello. Però non occupa slot, quindi il problema, diciamo, è più è Sturaro. Sturaro si può sostituire. Ecco, se tu prendi un Bonaventura o un Pratt, che sono i nomi che stanno circolando, al posto di Sturaro hai fatto già un enorme passo in avanti. Quindi queste sono le mosse che farei. In attacco terrei esattamente tutto così. Con rientro di Piazza, lo spostamento di Quadrado terzino, farei fare proprio a Mandzukic il centrale puro, il Higuain puro, punto. E basta, solo quello devi fare a Mandzukic, non più correre seconda punta, cioè proprio Higuain, punto. Per il resto terrei la rosa così, perché secondo me l'attacco della Juve è già a posto così, con Costa, cambi di, cioè, tanti cambi, Bernardeschi, insomma. Piazza, che comunque è un altro giocatore che ti spezza gli equilibri. Ecco, quindi io terrei così. Come ho detto prima, interverrei soprattutto sul centrocampo e anche sulla fase difensiva, ma il centrocampo soprattutto mi concentrerei soprattutto su Milinkovic-Savic. Se non ci riesco, c'è Rabiot ed Emre Can, e sarebbe già un buonissimo mercato della Juve. Ragazzi, queste sono le mie idee, ovviamente vi do appuntamento con i prossimi video del canale, dunque che sarà il mio weekend abbastanza ricco di video. Ciao!